Tutti noi che ci svegliamo lupi per chi c'è accanto e chi c'è accanto si sveglia lupo per noi, abbiamo bisogno di un agnello che si consegni a noi perché mangiandolo ci trasformi in agnelli, perché solo un agnello che si offre volontariamente alla violenza, alla fame del lupo può instaurare la pace autentica, quella che distrugge in se stesso la violenza. E questo agnello è Gesù Cristo, e sono agnelli, quindi operai nella vigna del Signore, quelli che appartengono a Cristo, che ogni giorno si nutrono della carne e del sangue di questo agnello, che cioè nel gregge della Chiesa vivono in intimità con Cristo e a poco sono trasformati in Lui. E se agnelli nell'agnello di Dio, che è il nostro Signore Gesù Cristo, ogni giorno noi siamo inviati come pecore in mezzo ai lupi, e i primi lupi che incontriamo sono quelli della nostra famiglia, poi quelli che incontriamo per strada, al lavoro, nella scuola, ovunque. L'agnellino nell'agnello può offrirsi perché non ha bisogno di difendere la propria vita, perché è la vita di Cristo, la vita eterna, infinita, più forte della morte, più peccato. Per questo in Cristo tu puoi offrire la tua vita, sperimentare, annunciare e donare la pace, che è la porta aperta sul regno dei cieli, sulle primizie della vita eterna. E sperimenterai che più ti toglieranno la vita, più mangeranno il tuo tempo, i tuoi criteri, i tuoi progetti, più sarai pieno di pace, colmo della vita, perché la vita di Cristo, donandosi, si moltiplica.